due ex generali o generali in pensione, per meglio dire, della fanteria. Il generale Rehan alla mia sinistra e il generale Scagliotti alla mia destra. Ora, vorrei porre per primo una domanda al generale Rehan, anche perché è stato il primo a scoprire questa nostra valle tra i due. E la bellezza di 40 anni che lei viene qui, se non erro. Dal 1948 ininterrottamente, estate, inverno, siamo venuti qui. E prima affittavamo in quelle che erano le vecchie scuole della piazza, che adesso non ci sono più. Poi mio suocero nel 56, 54, 56 ha fatto questa casa. E da allora siamo qui. Ora vorremmo invece sentire dal generale Scagliotti da quanto tempo frequenta la nostra località. Ormai su invito del generale Rehan sono 10 anni che vengo qua. Ho visto che è una delle valli più belle della Valle d'Aosta, perché è larga, accogliente, strade accessibili, con diversi comfort. E loro ho continuato a venire tutti gli anni. Sempre generale Rehan, vorremmo chiedere, visto che è 40 anni che viene, quali sono le cose che sono cambiate di più, diciamo, nella nostra località? Quali sono le cose che sono mutate, soprattutto forse come paese e anche come mentalità? Beh, come paese è mutato moltissimo, perché 40 anni fa questo era veramente un villaggio di montagna arroccato in una valle dove non c'era assolutamente nulla. Noi abbiamo visto costruire le strade, abbiamo visto costruire le case, abbiamo visto costruire tutto. E vorrei ricordare i vecchi, le vecchie glorie di Champoluc, il vecchio parroco d'Ondeina, il vecchio Canin, il Favre, la guida Favre di Antagnò, con cui sono andato al casto una volta, tutti, insomma, adesso mi scapperanno certamente dei nomi, anche dei villeggianti. Vorrei ricordare Tinina Vitelli, per esempio, una delle colonne di Champoluc, Franz Vitelli, l'ingegner Gallo, lo stesso mio suocero Quirici, che era già in valle negli anni 30, era andato a Magnez negli anni 30 all'albergo Miravalle, che era ancora in costruzione, mi ricordo, ci ricorda lui, e poi tanti altri di cui mi sfugge il nome. Quindi anche la gente è cambiata, sono venuti sui giovani, che noi abbiamo visto bambini, compagni di scuola dei miei figli, abbiamo visto trasformare il paese, naturalmente in bene e in male. Cioè, piaceva molto la località di montagna come era una volta, quando veniva qui la pace era totale. Non c'erano ski lift, non c'erano impianti, si andava a piedi con gli sci in spalla fino al crest, poi lì si mettevano le pelle di foca e si continuava a andare su fino al Belvedere, fino a sopra Cuneaz, verso sotto al Colle del Sarezza, poi si veniva giù la sera in sci fino qui. E naturalmente oggi è cambiato tutto, perché il paese è diventato una località turistica. E naturalmente col cambiamento del paese è cambiata anche la mentalità degli abitanti. Come tutti i montanari, anche questi, io sono montanaro di origine, quindi lo so, anche questi erano molto chiusi, molto, molto, molto riservati, molto chiusi in se stessi. Oggi si capisce che si sono aperti, sono diventati più socievoli, sono diventati imprenditori, sono diventati, hanno studiato, insomma, sono diventati, hanno cambiato totalmente la loro mentalità e il loro modo di essere, il che naturalmente è un vantaggio per loro, un vantaggio per tutti. Si capisce che un po' di nostalgia in chi è stato qui 40 anni fa per il vecchio paese, le vecchie strade, i vecchi abitanti che noi ricordiamo, eccetera, i vecchi negozi tipo il bazar che non c'è più, eccetera, le vecchie tradizioni quando davano le medicine, c'era uno che veniva e diceva: chi ha bisogno di medicine, andremo a Brusson a prenderle. Allora faceva l'elenco, poi veniva tu due giorni dopo, si metteva lì e cominciava a dire aspirina al tale, eccetera, tutte robe che ormai non ci sono più, per fortuna in fondo. È un po' di nostalgia, cioè non si può negare che il paese ha fatto dei passi da gigante. E quello che è molto importante è che ho visto che si sono anche integrati degli individui, delle persone che sono venuti dal di fuori a impiantare qui delle loro attività. E poi quello che voglio mettere in risalto è l'attività dell'azienda di soggiorno, che ha dato un impulso, devo dirlo, specialmente con la gestione Vicari, un impulso notevole a tutta quella che è l'attività di turismo, vedi le gite turistiche illustrate molto bene dal professor Bescia, di cui voglio dire una cosa, che il professor Bescia non solo è competente nel suo argomento, ma parla della sua valle come un innamorato parla della sua bella. Cioè, proprio si vede che è innamorato della valle, non solo della Val d'Aosta, ma della valle, e quando parla della valle è tutto, gli si illuminano gli occhi, non lo so, è veramente simpatico sentirlo.
adesso con la nuova gestione commissariale vedo che le cose si continuano sulla via di prima, io penso, perché effettivamente mettere il turista al proprio agio, mettere il turista in un ambiente simpatico, in un ambiente cordiale, è una cosa molto molto importante. Per l'unica cosa che manca qui secondo me sono un po' di negozi, non so, barbiere, perché io come barbiere sento la necessità di un barbiere, come escursionista la necessità di un calzolaio che ripari delle scarpe, ma tolto quello tutto il resto secondo me va molto, insomma, non c'è niente da dire. Ora, generale Scagliotti, secondo lei cos'è che manca di più in questa stazione, almeno per quelle che sono le sue esigenze? Beh, non l'ha già detto il generale Rea, manca una lavanderia, aggiungerei io, anche nella lavanderia si sente la necessità di una lavanderia. Poi per il resto, come ambiente turistico, penso ci sia ormai tutto. Adesso ho sentito che vogliono anche ripristinare tutti i sentieri e questo andrebbe molto bene perché a tutti piace andare a fare delle passeggiate sui vecchi sentieri e non sull'asfalto. E ho sentito che vogliono già, hanno stanziato anche dei soldi per delle somme per poter ripristinare questi sentieri. Io penso che questo sia l'essenziale, oltre alla cosa. Altro non vedo, insomma. Adesso volevamo sapere un po' da prima del generale Rehan, continuiamo questo ping pong, sì. Come occupate il vostro tempo, insomma, una giornata tipo qui a Champoluc? Una giornata tipo qui a Champoluc, a parte i giorni che dedichiamo a fare delle gite, naturalmente ogni anno purtroppo caliamo di quota. Dall'epoca in cui andavo sul Castor e facevo le arrampicate, testa grigia, eccetera, siamo scesi sui colli, poi piano piano siamo scesi ai laghi. Adesso facciamo le gite a mezza costa, diciamo, non so, Crest, Masconiaz, Sossum, insomma quelle gite a mezza costa, tutto il canale, eccetera, eccetera. Ma normalmente noi tranquillamente ci andiamo in giro, andiamo per il giornale, ci vediamo con i nostri amici, facciamo quattro chiacchiere, un po' di discussioni, qualche partita boccia ogni tanto salta fuori, se abbiamo il campo. Al pomeriggio in genere facciamo sempre, oggi no perché per vari motivi, ma in genere al pomeriggio facciamo sempre una passeggiata, o si va a Saint-Jacques o si va verso Periasse, sempre passando possibilmente nei sentieri fuori dallo stradone, beviamo una birra e ce ne torniamo indietro tranquillamente. Poi abbiamo questi esseri qua che ci tengono occupati, perché bisogna pure dare una mano, siamo nonni, bisogna dare una mano ai padri e alle madri per custodire questi cuccioli e farli venire su un po' bene. Anche per lei lo stesso tipo di giornata? La giornata sì, in linea di massima è sempre quella, perché tolto le passeggiate, qualche volta aiuto a tagliare l'erba nel prato, tanto per ammazzare, e poi per il resto non cambia niente, perché fatta la passeggiata, fatto la chiacchierata con gli amici e letto il giornale, dopo alla sera si sente la televisione, adesso c'è anche la televisione Evanson e quindi vediamo anche quella e va tutto bene, insomma, altro non c'è.